Non c'è ancora una data ufficiale per l'Europa. Intanto in Giappone sta per uscire Catherine, un titolo davvero molto molto particolare. È uno strano ibrido tra un puzzle platform, un'avventura, un gioco di ruolo con una deriva horror ma soprattutto molto sexy. Noi abbiamo provato la demo, abbiamo scritto un articolo e questa è la nostra video anteprima. Catherine, sviluppato dagli studio 4C, i ragazzi dietro agli ultimi due episodi della saga di Persona, sta facendo parlare molto di sé, alla luce del suo stile tipicamente giapponese, declinato in un titolo che unisce meccaniche da puzzle game ad elementi da action adventure su uno sfondo horror erotico in cui incubi, amore e morte si intrecciano in maniera indissolubile. Una demo giapponese ci ha permesso quindi di provare con mano il gioco, chiarendo cosa sia il gameplay, cosa si fa quando il protagonista chiude gli occhi e sogna, quando quindi non è alle prese con le due Catherine del gioco. Tutto ruota intorno alla morte nel sonno di alcune persone, tutte giovani e tutte trovate con un'espressione di profonda angoscia dipinta sui loro volti, come se gli incubi li avessero uccisi. Gli stessi incubi che sembrano affliggere il protagonista Vincent, proprio quando conosce Catherine, omonima della sua fidanzata, incubi che noi giocatori affronteremo sotto forma di un singolare puzzle platform. Il gioco è strutturato in tre parti, per svolgersi di conseguenza su piani diversi. In quella denominata Stray Ship, il protagonista è impegnato in azioni simili gioco di ruolo nella realtà. In questo contesto deve interagire con altri personaggi in giro per la città per scoprire indizi, oggetti e altro. In drama, invece, Vincent avrà a che fare con le due donne, le due Catherine, come in una sorta di simulatore sentimentale, mentre Nightmare è il vero fulcro del gioco. Lo scopo del protagonista è quello di scalare delle enormi pareti di blocchi che è possibile muovere sui tre assi, evitando diversi tipi di ostacoli per arrivare sino in cima, dove c'è una sorta di portale d'uscita. La demo ha messo in gioco due diverse modalità, accomunate dall'incessante scorrere del tempo. Nella prima, con relativa calma, è bastato semplicemente scegliere il giusto sentiero di ascesa, facendo solamente attenzione agli areti antropomorfi, quelli che abbiamo più volte ammirato nei trailer rilasciati. Nella seconda, invece, chiamata Feast of Grudge, allo spauracchio del tempo che scorre, si è aggiunta una gigantesca entità armata di forchetta, capace tanto di infilarci impietosamente, quanto di eliminare i blocchi o di trasformarli in pura roccia inamovibile né scalabile. Un vero e proprio rompicapo, in cui non basta semplicemente pensare alla mossa che stiamo per fare, ma anche a quella immediatamente successiva, per evitare di fermarsi e di perdere tempo prezioso, sia ai fini della valutazione dello stage, sia quando qualche boss ci è alle calcagna. Per facilitarci il compito, il gioco mette a disposizione due aiuti. Possiamo riavvolgere il tempo di una mossa e creare un blocco dal nulla, sempre che prima abbiamo raccolto il bonus a terra. Puzzle platform onirico e stralunato, sexy e da risvolti horror. Catherine potrebbe essere una bella sorpresa, fermo restando che la parte più giocata è ancora tutta da scoprire e soprattutto siamo curiosi di sapere come possa evolversi sul lungo periodo. Per ora le nostre impressioni sono piuttosto positive, ma siamo veramente in attesa di un'ulteriore prova per andare oltre le meccaniche solo scalfite da questa demo e per capire come le diverse anime del gioco possano fondersi tra loro in perfetto equilibrio. We'll be right back.